Sophie. E insieme siamo il me contro te. E benvenuti in una nuova Colors Line Challenge. Come vedete, oggi del colore nero, black. Un colore super oscuro, il colore delle tenebre, della notte. Noi non amiamo questo colore, infatti non ci vestiamo mai di nero. È davvero molto molto strano. Sembriamo due stregoni. Tu sembri una streghetta con questo cappello. Whoop. Oh, adesso sembro Dora l'esploratrice. Ma per il bene della Slime Challenge e quindi dello slime fatto con un solo colore, oggi è toccato al nero. Abbiamo realizzato questa challenge davvero con tantissimi colori, i più accesi e colorati. Ma adesso tocca anche a questo colore così particolare. Ma per dare un po' di colore a tutto, ecco a voi il nostro telomare, il telone in me contro te. Mi raccomando, prendetelo sul nostro sito ufficiale mecontrote.it/shop. Vi accompagnerà durante le vostre meravigliose giornate al mare. Non ve lo potete perdere, mi raccomando, l'originale lo trovate solo sul nostro sito. Ma adesso, bando alle ciance, il tele stupendo però che non so. Esatto, diamo il via alla sfida. Yeah, yeah, nini. Le regole sono semplicissime. Abbiamo qui davanti a noi delle scatole rigorosamente nere con all'interno degli ingredienti per realizzare lo slime, anche questi neri. E a turno dovremo decidere se scambiare la propria scatola o tenerla. Alla fine tutti gli ingredienti che avremo trovato li dovremo mescolare insieme e tirare fuori uno slime spettacolare. Ovviamente nero. E sarete proprio voi a decidere alla fine quale slime sarà il migliore. Quindi direi di non perdere altro tempo, scopriamo chi inizia. Carta, forbice, pietra. Oh, ma sempre Ragazzi, secondo me mi leggi nella mente. Il nero mi porta fortuna. Vado? Non so, mi sa che come primo round. Cosa sta facendo? Volevo vedere quanto pesa. Anch'io, aspetta, aspetta, aspetta. Non lo capisco, però qui sento dei rumoretti. Anche qui sento dei rumori. E mi sa tanto che questi sono rumori di colla. E quindi sì, come dicevo, per questo primo round ho deciso che terrò la mia amata scatola. Ok, allora andiamo ad aprire e scopriamo cosa c'è all'interno. Oh, sì, sì, avevo ragione. Due meravigliose colle, ragazzi, non una, ma ben due. Io ho trovato, ahimè, un casino qui dentro, perché c'è una bustina di carbone. C'è legno bruciato, come dire. Sei comportato male, vero? La Befana ti ha portato il carbone. Ma che c'entra la Befana? Questo è il carbone per fare le creme del corpo. Creme del corpo? È il carbone attivo. Cosa si fa col carbone attivo? Si aggiunge nella ciotola. Bravo! Andiamo. Le nostre ciotoline sono pronte. Ma scusate, io perché ho una paletta bucata? Lo slime e gli ingredienti passeranno in mezzo una volta che li prenderò. Eh sì, ti ho rubato la paletta, io ho quella più bella. Aggiungiamo il primo ingrediente. Lo aggiungo volentieri. Come si apre questo carbone? Scusi, carbone. Ho la colla nera e sono felicissima. Nera come la tua schiena. Io sto cercando di aprire questo pacchetto. Nera come la tua schiena. Basta, calma, calma questa pazzia. Ok, ci sono riuscito. Ma perché è così conciato sto carbone? Sembrano cacchette di coniglio. A pezzettini. Perché di coniglio? E i conigli fanno le cacchettine piccoline. Vabbè, lascia stare. Invidia? Ma devi aggiungerle entrambe? Non mi regaleresti una colla visto che io non ne ho? Dai, ti aiuto ad aggiungerla. Ok. Grazie, che gentile. Io sembro uno spazzacamini. Ho tutte le mani nere. Can camini, spazzacamini. Bene, versata tutta. Ok, rieccoci. Abbiamo qui davanti a noi di nuovo le scatole. Sì, però no, non si può fare. Questa cosa l'abbiamo fatta per la prima volta nel primo round, ma non si può fare, guarda. Ci manca solo che alzi il coperchio e poi decidi dopo. Non si può. Ok, io però ho come un certo sesto senso e penso che sia il caso di cambiare. Aspetta, sesto senso o hai sbirciato? No, non ho sbirciato. Giuro. Vediamo. Ok, apertura in 3, 2, 1, wow. E questo? Un mega bottiglione di shampoo! E vai, bagno schiuma per rendere il mio carbone pulito e profumato. Questo cos'è? C'è scritto aria? Uno spray. Sono sporcata le mani! Uno spray? Attenta, attenta, non è vernice, cosa stai facendo? No, 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 piano, piano! Ma cos'è? Ma che mi stai spruzzando?
Non è impazzita! È aria! Ma come aria? È aria! Aria compressa! Aria... Ah! Aria compressa! Ti scombina il ciuffo! Ah! Fai vedere questo spray! Vediamo se volano i tuoi capelli! Vi ricordate il cannone spararia? Beh, più o meno è la stessa cosa. Ok, ma come l'aggiungerai adesso nella ciotola? Aiuto, volerà tutto! È la cosa più strana che io abbia mai fatto. Spruzzare dell'aria compressa in una colla. Per favore, fai piano, non mi far volare via tutto il carbone, ok? No, perché sporchi tutta casa. E poi pulisci tu. No! Ah! Vado a spruzzare nella mia colla. Cosa succederà secondo te? Spero non voli colla ovunque. Piano! Colla si muove tipo gelatina. Cosa è successo? Avete visto anche voi? Incredibile! Ma scusate, la colla sta cambiando colore. Si sta formando tipo la fiamma. Non lo so. Io sono sporco comunque di colla. Basta, basta, posiamo questa cosa, buttiamola, è tossica. Ciao. Io invece, ragazzi, non crederete mai a cosa ho appena scoperto. Questo sapone è azzurro. Guardate, non è nero. Mi prendono in giro, ha il barattolo nero. Ti verrà stupendo. Ma non ho neanche una colla, non verrà proprio niente finora. Vedremo. Terzo round, tocca a me. Cosa faccio? Posso scavicchiare? No. Come no? Allora, devi scegliere tu. La prima volta ho ottenuto la mia scatola, stavolta cambio. Sì. Ciao scatola, è stato bello. Sì, sì, sì. Apriamo. Olè! Ma cosa? No! Le caramelle, la liquirizia! Le rondelle alla liquirizia, sono buonissime! Lo so! A me la liquirizia non fa impazzire, a volte mi piace, a volte no. Anche ne voglio una. Stavolta non mi piace. Ma voi di solito queste qui le srotolate così o le mangiate intere? Non so perché sto continuando a mangiarle anche se non mi piacciono. Io invece ho trovato una cosa super strana. Una colla nera. Ma non è una solita colla quella che si usa per la carta, ma è della colla super strong per legno e plastica. Nera? Ma è super strong. Non vorrei che mi rimanessero le mani attaccate nello slime. Aiuto. Beh, non rimane che provarlo. Ok. Le caramelle, vado. Vai. Che schifo. È come se avessi aggiunto delle decorazioni leggermente troppo grandi. Io invece sono curioso di scoprire questa colla com'è. No, aspettate, non ci credo, non ci credo. Il nostro Louis ha preso la caramella, l'ha morsicata e l'ha rimessa nel mio pacchetto. Ed eccole qui, la rondella masticata. C'è la forma della mia bocca. Ora te la metti no, in no, no. Ti sembra il mio? Signori, questa sfida sta sfuggendo di mano. Stiamo calmi. Aggiungiamo la colla. Ma che cavolo, è trasparente. No, vabbè, non ha senso, mi prendono in giro. È il sapone che è azzurro, è la colla che è trasparente. Sì, però come ogni super attack che si rispetti, è trasparente. Fa veramente paura, ti rimarranno le mani incollate. Spero di no. È il mio momento, devo scegliere. Cosa farò mai? Sentiamo le pulsazioni delle scatole. Lui, ma cos'hai fatto? Ti ho visto. Adesso te la tieni, non mi interessa, no. Ho sentito le pulsazioni. Smettila, le pulsazioni. Non ho guardato. Lui, stai negando l'evidenza. Forse un pochino. Esatto, smettila. Non è da te. Di solito sono io quella che baro. Da un periodo non baro più. Non lo so, mi è salito il soffio in me. Ecco, infatti, tienitelo. Va bene. 3, 2, 1, apriamo. No, posso cambiare? Assolutamente no. Io ho una maschera peel off. Avete presente quella che si mette e poi si strappa? Ecco, quella che hai messo in faccia a me. La vuoi riprovare? No, grazie, non ci tengo. Ci sarebbe come punizione. Io invece ho trovato... No, ferma. Ok, va bene. Però sono davvero curiosa di sapere cosa succederà non appena la metterò con la colla e tutti gli altri ingredienti. Io invece ho trovato un sapone. Un sapone solido nero. Solido, tra l'altro. Cosa ci dovrei fare? Magari liquido. Ma solido proprio non ti serve a niente, è una pietra. Ok, aggiungiamolo nelle ciotole. Andiamo. Ah, ecco qui il mio bel mattoncino che posso andare ad aggiungere. Come faccio? Lo devo spezzare. Ma che c'entra? Devi metterlo così per com'è. Poi se sei fortunato si scioglie a contatto col sapone liquido. Ok, ciao sapone. Ok, non sei fortunato. Io invece la maschera per il viso.
È il turno della nostra carciofina. Scegli cosa fai. Tieni la tua scatola o vuoi la mia? Che c'è chi ascoltare qualche rumore? Sono molto indecisa e combattuta. Mi sa che terrò la mia scatola. Sì, me lo sei. Io posso guardare, devi farla tu la scelta, non mi dica io. Tengo la mia scatola. E quindi io tengo la mia, andiamola ad aprire. Woo! Cos'hai? Io ho del sale nero. Ma è bellissimo! Tu cos'hai trovato? Non ci credo, no! Pensavo fosse anche questo carbone, invece sono glitter neri! Ma è fantastico! Ho fatto benissimo a tenere la scatola. Diciamo che anch'io ho dei glitter, solo che si devono macinare. E poi che senso ha il sale nero? Che cambia rispetto al sale bianco? Sembra pepe. Sì, è proprio sale. Olè, monsieur, una bella spolverata di sale nella nostra pasta. Ma l'hai anche tu? Cosa? Una volta che lo gratti diventa bianco. Eh sì, è vero. Che strano, però devi metterlo così. Fantastico. Io vado a liberare i miei glitterini. Andate. I tuoi sono bellissimi. Forse ti sei meritata una grattata di sale. Ma che c'entra? Ok. Siamo giunti all'ultimo round. In queste scatole si celano gli ultimi ingredienti per realizzare i nostri slime. È il mio turno, devo scegliere. Tengo la mia scatola o la cambio? Vai. La cambio. Ok. Speriamo bene. Apriamo e vai. Vai. Sì. Scherzo, voglio di nuovo la mia scatola, ridatemela indietro. La colla Elmer's nera con i glitter. Ma questa è la perfezione. We are the world. Signori, io ho trovato una bustina con dei ragni venti. Ma vi immaginate che schifo trovare i ragni in mezzo allo slime? Ti verrà lo slime di Halloween. Aggiungiamoli. Che schifo. Non vorrei essere in te. Vado. No, ragazzi. Questa colla è la migliore di sempre. Fanno davvero paura, guardate qua. Aiuto. Anche se so che sono finti, mi fanno veramente ribrezzo. La tua colla invece è meravigliosa. Sembra un cielo stellato. Dai, siccome sono buona, te ne regalo un po'. Veramente, eh? Grazie. E metti pure sopra l'isoletta di sapone. Ok, basta, ciao. Ma una goccettina me ne hai dato. Non ti lamentare, non so che ho fatto un regalo. Va bene. Ed ecco come si presentano i nostri ingredienti. Il mio è davvero terrificante. I miei invece, a parte le rondelle, sono invitanti. Secondo me verrà un bellissimo slime. Qui abbiamo carbone e ragni. Direi lo slime perfetto per Maga Mago. Il mio invece verrà super super glitterato. Ho i glitter e ben tre colle con i glitter nere. Andiamo a mescolare. Mescoliamo. Queste rondelle non si mescoleranno mai. Effettivamente sono troppo grosse. Che decorazioni sono. È veramente stranissimo. Però la colla glitterata non manca. Vai ragni, mescolatevi insieme al carbone. Mamma mia. Wow, la colla si è già quasi asciugata. Mi sa che mi devo sbrigare a fare lo slime. Fa veramente schifo, ragazzi. Eh sì, guardate che strano. Scusi, sapone, si può spostare? Ok, mescoliamo. Tutti gli ingredienti si stanno amalgamando perfettamente. Ragazzi, comunque è ufficiale. Io penso che il nostro Louis oggi si sia superato. E quindi hai vinto il premio come miglior slime schifoso di tutto il 2019. Ma che premio è? Un premio che premia la schifezza. Esatto. Io ne ho ricevuti tantissimo come miglior slime di sempre, meraviglioso, bellissimo, glitterato. Mi sembra giusto che tu lo riceva pure quando fai di questo. Ma che stai dicendo? Sono dei premi che ti sei data da sola. Sempre premi sono. Aggiungiamo bicarbonato e liquido per lentine per rendere le nostre colle degli slime. Piano! Mi metti soltanto un pizzico, te l'ho detto mille volte. Mescoliamo per bene. Sono slime nero, quindi devo essere aggressiva. Tieni, questo è tuo. Smettila, toglimi questo schifo. Tieni, ti passo anche una notizia. No, Luis, smettila. Che schifo ai ragni. Ragazzi, ma lo state vedendo? Ma è un folle. Aggiungiamo il liquido per lentine. Ci ridi. Tieni un po' di liquido per lentine. Spero tanto che il mio slime riesca.
Però tanto anche il mio. Già, perché non ho usato una solita colla, ma è una colla particolare per le cose super dure. Quindi chissà se funzionerà. Mi sta riuscendo. Che figo. Ragazzi, io non so che reazione chimica stia facendo, ma sto facendo la schiuma. Ed è diventato grigio. Ma che cavolo, che succede? Aiuto! Oggi, anziché una sfida, stiamo facendo degli esperimenti scientifici, mi sa. Io sono lieta nell'annunciarvi che il mio slime è ufficialmente riuscito! Anche se ha le rondelle che non c'entrano niente, però è uno slime. Ma è bellissimo! Lo so! Lo slime liquirizioso! Profumo di liquirizia! Mentre il mio... non è riuscito! Il tuo è veramente, veramente spaventoso! Si è formata tutta la schiuma ed è diventato una schifezza! Guardate il mio bambino! Dormi bambino! Mi somiglia, è nero come me! Brava, complimenti! Sei la vincitrice di questa sfida! Ma non è detta l'ultima! Ho sbattuto! Povero lui! Stavo dicendo, non è detta l'ultima perché ci aspettano ancora tantissimi colori. Sì. Buona fortuna lui, ma io ho un talento innato. Comunque, adesso tocca a voi. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, cliccate qui davanti a me e iscrivetevi subito. Mentre cliccate qui davanti a me per vedere il video di ieri se ve lo siete persi. Noi passiamo a salutare Jessica Juarez, che è la volata di oggi, e ci vediamo domani con la prossima avventura. Ciao!